nostre spalle l'ingresso del punto vendita unico del forno Francesco Casali, nel retro il laboratorio artigiano dove i prodotti vengono prima preparati e quindi cotti. In questa bellissima mattinata agostana i nostri piedi calpestano via dell'Angelo Custode. Siamo appoggiati al casamento che ospita uno dei laboratori artigiani per la produzione di pane che si sussurra sia esistito fin dai tempi della famiglia Guinigi, quindi 6-7 secoli fa. Ancora oggi Francesco, il Casali, è il responsabile di questa azienda, dove lavorano più di 5 persone, dipende poi dagli impegni che l'azienda si assume. L'azienda produce pani di numerose specie, focacce di numerose specie e ovviamente qualche pizza non può mancare. Noi ci troviamo all'esterno per motivi igienici e quindi cercheremo di descrivervi a memoria il contenuto del laboratorio. A destra entrando ci sono 4 impastatrici che consentono 4 tipi di lavorazione differenti. Sulla parete che vediamo di fronte, il piano di lavoro inox serve per la finitura delle forme di pane. Appena a sinistra noi vediamo una tavola perpendicolare a questo piano. Quella tavola ospita le famosissime focacce del Casali. Esse vengono spianate, schiacciate con i polpastrelli, unte con l'olio che si trova poco lontano, o meglio vicinissimo, e poi con dei pizzichi di sale vengono insaporite. Naturalmente la destinazione di questi prodotti è il forno. Il forno si trova alla mia sinistra ed è completamente elettrico. Ovviamente è elettrico soltanto da alcuni decenni. Prima ovviamente era a legna e il lavoro era molto superiore per la gestione del forno. Il forno elettrico, abbiamo detto diviso in 4 settori indipendenti e programmabili separatamente, è dotato di un unico aspiratore il quale estrae dall'ambiente caldo, dagli ambienti caldi, i vapori che sono profumatissimi e costituiscono un biglietto da visita perenne nel caso in cui il forno stia lavorando. Con questi profumi anche i meno esperti della città possono, facendo sniff sniff come nei racconti di Topolino e Paperino, trovare il forno del Casali, il quale accanto al laboratorio ha la rivendita che si trova nell'altra via, via Guinigi appunto. Ultimo ma non ultimo, alla nostra sinistra immediatamente, una struttura multipiano ospita le forme di pane destinate alla lievitazione. C'è da dire anche che il tempo di lievitazione non è uniforme, varia da stagione a stagione. Ad esempio il caldo favorisce l'azione dei batteri che contribuiscono, amici nostri, a far lievitare la massa di farina e acqua, e il pane lievita in minor tempo. D'inverno invece le stesse forme devono essere addirittura protette da un telo perché i batteri lavorino come si deve. Siamo all'interno del negozio di vendita dei famosi prodotti Forno Casali. Il negozio, per rispettare le richieste turistiche, si è dovuto attrezzare per una sorta di spuntino d'emergenza, ma questo non ci interessa. Guardiamo invece i numerosi prodotti che questa azienda offre al mercato.
offre al mercato è una parola grossa, perché questa azienda ha punti vendita esterni che si contano sulle dita di una sola mano. C'è un ristorante, non vi dirò quale, un negozio di alimentari e un bar che possono fruire dei famosi prodotti casali. Ogni altro tipo di offerta è fuori luogo. I prodotti casali si acquistano col naso, e cioè sentendo il profumo che viene messo dall'aspiratore. Lucchesi e non lucchesi si dirigono gradevolmente in questo luogo. Diamo un'occhiata adesso ad alcuni prodotti, cercando di osservare anche i titoli del prodotto stesso, per notare la ricca offerta e la golosa offerta di prodotti. Noi già siamo stati vittima di un cotillon della signora che gentilmente ci ha dato in mano due francobolli di focaccia calda calda. Leggiamo qualche etichetta perché l'offerta venga meglio memorizzata. Pane di farina di grano e semi di zucca. Pane di farina tipo 1, grano, semi di chia, che è una pianta che sembra un'automobile e invece è un vero seme vegetale. Pizzette tonde, pan carré, pizza con origano. Ecco, queste piante grasse secondo me qui stanno benissimo, perché la temperatura è mite tutto l'anno, però non sono né vendibili né mangiabili. Focaccine varie, panzerotti, pane di farina e mais, pane di farina e avena con curcuma. Vediamo dunque che il Francesco Casali, che opera qui dagli ultimi 40 anni, si sbizzarrisce e offre sempre nuove golosità. La continuità aziendale sarà assicurata dalla vocazione della giovane con baguette, che ora, dopo essersi laureata in lettere, si dedicherà al forno dei propri genitori. In questo modo, ancora certamente per una generazione, l'attività avrà la sua continuità, una continuità che rispetta la vocazione del luogo. Si dice infatti che questi spazi furono dedicati all'attività di fornaio già dai tempi del Guinigi, a cavallo del 1400.